Quel giorno il pronto soccorso di Piario è così: ovunque pazienti con Covid attaccati all'ossigeno. Dalla cartella clinica c'è scritto che la mamma necessitava CPAP, ma il CPAP non era reperibile. Ricevere una chiamata dicendomi non c'è più niente da fare, suo papà sta morendo, è stata una mazzata. In quei giorni avere caschi CPAP era un'assoluta priorità ed era impossibile reperirli altrove sul mercato. Il 14 marzo la ASST Bergamo Est fa richiesta di caschi CPAP per gli ospedali. Due giorni dopo i caschi non arrivano. Dopo aver parlato con Dimar veniamo a sapere qual è il problema. L'unità di crisi aveva dimenticato di inviare l'ordine dei nostri caschi alla Dimar. Con quella mail si dichiara che ci si è dimenticati di fare un ordine per un elemento indispensabile per salvare la vita umana. Dimenticati. Mostreremo delle email inedite che testimoniano quanto la mediocrità di alcuni manager della sanità lombarda abbia inciso sulla qualità delle cure e anche su quel confine labile tra la vita e la morte, e ha messo con le spalle al muro quei medici che sono stati costretti a prendere una decisione che mai avrebbero voluto prendere nella loro vita: scegliere tra chi abbandonare al proprio destino e chi curare. Insomma, è anche quella che vedremo questa sera, la somma degli egoismi, di chi guarda solo al proprio bacino elettorale e ragiona con una filosofia: io speriamo che me la cavo. Ecco, in questa estate in Sardegna un governatore tormentato alla fine ha ceduto alle pressioni delle cicale. Ma dietro questa resa ci sono dei misteri. Chi ha fatto delle pressioni? E poi l'altro mistero è quello di un parere di un comitato tecnico scientifico che avrebbe dovuto dare il via libera all'apertura delle discoteche. Ecco, questo parere è al centro di molte discussioni, tutti lo citano, tutti lo cercano, ma questo parere c'è o non c'è? Il nostro Emanuele Bellano. Agosto. Nelle spiagge della Sardegna, come nel resto d'Italia, si accede con tutte le precauzioni necessarie per arginare il coronavirus. Qualcosa però qui va storto e i contagi in Costa Smeralda iniziano a salire. Abbiamo cominciato a vedere tantissime positività, c'era stato un contagio all'interno dei locali. Il 31 luglio, in una discoteca di Carloforte, nel sud della Sardegna, scoppia un focolaio con 21 contagiati accertati e 130 persone in isolamento. Per trovare numeri simili in Sardegna bisogna tornare ad aprile, in piena emergenza Covid. Per questo la regione non proroga l'ordinanza che avrebbe consentito di tenere i locali aperti. Sono rimasti chiuse, che voi sappiate, oppure comunque hanno aperto, hanno continuato ad essere in attività il 10 le discoteche. Non c'è stata una direzione univoca da parte dei gestori delle discoteche, quindi qualcuno ha chiuso e qualcuno ha aperto. Cioè, cosa vi dicevano i proprietari delle discoteche? C'era un'aspettativa da parte degli operatori che si sarebbe addivenuti ad una proroga. E questa aspettativa si basava su cosa? Quello che si diceva è che probabilmente il presidente Solina si era intenzionato a prorogare. L'11 agosto l'apertura delle discoteche in Sardegna è al centro di un infuocato consiglio regionale. È in corso un'interlocuzione col comitato tecnico scientifico della regione, come abbiamo sempre fatto, che sta valutando con estrema attenzione, visto quello che è successo anche a Carloforte, dove purtroppo i contagi si sono realizzati all'interno di una struttura, in maniera tale da non pregiudicare possibilmente tutti gli investimenti che sono stati fatti in quel settore. Tra le motivazioni della scelta viene citato il parere del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Il Comitato Tecnico Scientifico gli diceva sì, lo puoi fare, ma a determinate condizioni che devono essere anche abbastanza rigide. Voi come consiglieri avete letto questo, questo parere del Comitato Tecnico Scientifico? No, letto no, non ho avuto il tempo di leggerlo, però mi è stato raccontato dal Presidente in persona. È possibile leggerlo? Penso di sì. Sul sito della regione di quel parere scientifico non c'è traccia.
Stranamente, proprio il parere emesso dal Comitato Tecnico Scientifico, nonostante una nostra richiesta del 12 agosto, quindi il giorno dopo l'adozione dell'ordinanza, non ci è mai stato dato. Avete fatto richiesta anche direttamente ai membri del CTS? In modo, come dire, informale, abbiamo chiesto se esiste o meno questo parere. Risultato? Non ci è stata data risposta. Il sostegno all'ordinanza di Solinas sull'apertura delle discoteche è stato dato da tutta la maggioranza in consiglio regionale. Avete preso atto di quello che veniva detto dal comitato tecnico scientifico, cioè dagli esperti? Abbiamo preso atto, abbiamo l'assessore alla sanità, che anche lui ha dato un'indicazione. Cioè lei l'ha letto questo parere del comitato tecnico scientifico? Ci fidiamo del nostro assessore alla sanità, ci fidiamo dei nostri tecnici. Ok, cioè di fatto lei personalmente non l'ha letto quel parere? Mi fido dei miei tecnici. Delle due l'una. Se il parere è positivo per la riapertura delle discoteche, quello del comitato tecnico scientifico, non c'è motivo di non farlo vedere e renderlo pubblico. Inizio a dubitare che esista il parere o che il parere addirittura sia negativo. Vabbè, immagino che lei come membro della maggioranza ci mette due giorni a recuperarlo questo documento. Penso di sì. Mi aiuta a risolvere questo rebus? Sarà il mio impegno di far avere copia anche all'opposizione e anche a lei. Di questa cosa, va bene. Non va bene perché sia il capogruppo della Lega in Regione che il vice capogruppo del Partito Sardo d'Azione, dopo avercelo promesso, il parere del comitato tecnico scientifico non ce l'hanno fatto vedere. Insomma, è così, da 3 mesi non sappiamo se questo parere c'è. C'è ed è positivo per l'apertura delle discoteche in Sardegna, allora ce lo facciano vedere, altrimenti viene da pensare che il parere fosse negativo e questo imbarazzerebbe il governatore Solinas. Ecco, con noi non ha voluto parlare, gli avremmo chiesto: ma perché hai deciso di aprire le discoteche mentre il virus stava dilagando? Il premier Conte aveva deciso a luglio di chiudere le discoteche, poi però ha lasciato mano libera ai governatori. Solinas ha deciso di aprire le discoteche a colpi di ordinanza temporale. Ecco, l'ultima scadeva il 9 agosto e dopo 2 giorni tormentati in un consiglio regionale di fuoco, Solinas annuncia: si può ballare in Sardegna fino alla fine di agosto. Ecco, perché prende questa decisione? Si appella a quel parere fantomatico ormai del comitato tecnico scientifico che nessuno però ha ancora visto. Il ministro della Salute Speranza si arrabbia: dopo Ferragosto chiude le discoteche senza appello in tutta Italia. Ma cosa è successo tra il 9 e l'11 agosto? Solinas ha ricevuto delle pressioni e da parte di chi? Dei gestori delle discoteche? Chi sono questi gestori? Ha subito pressioni da parte dei leader politici nazionali? È importante saperlo perché quella decisione ha avuto una ricaduta su tutto il paese. Mentre in Sardegna il virus dilaga, si aprono le discoteche e migliaia di turisti al loro rientro presso il porto di Civitavecchia, quello di Napoli, l'aeroporto di Fiumicino, quello di Linate, vengono trovati positivi. Ecco, dopo tanta omertà qualcuno è stato preso dal rimorso e ha avuto il coraggio, magari anche sottovoce, di denunciare. La stagione estiva quest'anno in Sardegna è finita prima del solito. Le spiagge si svuotano e i turisti si riversano sui traghetti per tornare a casa, in preda al panico per il rischio contagio. Faccio la fila per entrare, dico 2 ore prima per le disposizioni, mi misurano la febbre, faccio tutte quelle cose. Posso anche farmi un tampone, però non posso fare tutta questa fila, arrivare a posto e trovarmi una persona sconosciuta. Cioè, queste cose si organizzano prima, quando ci sono dei contagi, siamo a 4.000 persone contagiate al giorno. Sono talmente tanti i passeggeri risultati positivi al rientro dalla Sardegna che le autorità sanitarie hanno deciso di istituire drive-in per fare tamponi nei principali porti e aeroporti collegati con l'isola. Qui siamo a Civitavecchia.
Nel caso di positività di uno o di entrambi venite chiamati entro un'ora, tornate qui e fate il tampone molecolare. Quante persone riuscite a testare? Dipende dalle giornate, circa 2000 al giorno. Quanto ha inciso la movida di quest'estate sulla ripartenza dei contagi che stiamo vedendo oggi e che abbiamo visto nei mesi scorsi? Guardi, io penso che sicuramente hanno avuto un impatto importante, che chiaramente è stato sottovalutato. Devo dire la verità, quando io ho sentito che le discoteche erano aperte sono rimasto veramente stupefatto, ho detto ma come è possibile che hanno aperto le discoteche? Balli, assembramenti e poche mascherine sono condizioni che facilmente possono trasformare una discoteca in un focolaio di Covid. Ritiene che sia stato un errore lasciare aperte le discoteche? No, chiudere la Sardegna definitivamente senza aprire le discoteche e poi altri punti di ritrovo estivo dove i giovani e le persone si incontrano, avremmo decretato il completo fallimento di tantissimi operatori del settore. I contagi nati nelle discoteche però alla fine hanno generato un allarme che ha accorciato di molto la stagione turistica. Purtroppo da circa 6 giorni abbiamo dovuto bloccare tutto perché non c'erano prenotazioni sufficienti per andare avanti. Sala ristorante, un albergo che ha 150 posti letto, è già tutto preparato per l'inverno e si riparla di riaprire ormai al fine di marzo 2021 se ci sarà un minimo di stabilità nella gestione della pandemia. Le curve nera e gialla rappresentano gli arrivi dei turisti in Sardegna negli ultimi 2 anni. Se a inizio agosto non c'è una grande differenza, dopo l'aumento dei contagi, la curva gialla del 2020 precipita rispetto all'anno scorso. Di solito le stagioni finivano ad ottobre, purtroppo oggi noi a fine settembre invece ci troviamo con oltre l'80% degli alberghi chiusi. Questo danno si quantifica in oltre 40 milioni di euro diretti nella sola ospitalità e per il solo mese di settembre. I turisti contagiati nelle discoteche della Sardegna, una volta rientrati a casa, hanno diffuso il virus in tutta Italia. Il presidente Solinas ha deciso di tenerle aperte fino a che non è arrivato il governo a chiuderle definitivamente il 16 agosto. Solinas, la sua posizione era quella piuttosto di chiudere, non voleva riaprire il turismo, quindi figuriamoci. Ma proprio per una questione personale di... Di massima tutela. Quando a maggio c'è stato il contrasto con noi, dove noi dicevamo devi dare le date di apertura, c'era il comitato scientifico che ovviamente ti diceva potrebbe succedere che chiudiamo tutto, cioè ovviamente ti facevano gli scenari più catastrofici e Solinas partiva da quegli scenari catastrofici. Quindi lui aveva una posizione estremamente prudenziale. Questa cosa stride in maniera decisamente stonata con il fatto del libera tutti di agosto. Cioè, a quel punto l'influenza e il condizionamento non può che essere stato nel caso di tipo politico. Noi vorremmo, tra virgolette, dormire tranquilli e sperare che non sia avvenuto questo. Quello che è certo è che a livello nazionale fin da giugno si è creato un asse tra i gestori delle discoteche e i partiti di centrodestra. A manifestare davanti a Montecitorio con i gestori delle discoteche ci sono il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia e il leader della Lega Matteo Salvini. Un governo che chiude locali e discoteche, spalanca i porti a decine di migliaia di clandestini che stanno sbarcando, che portano caos, problemi e virus, è un governo di incapaci. Prima va a casa meglio è. Prima di chiudere le discoteche pensino a chiudere i porti. Contro il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte sulle discoteche si scagliano anche imprenditori e gestori. Il cretino che ha scritto sta roba qui, ma qui ci pigliano tutti per il culo. Lo possiamo, io vorrei vedere la faccia, adesso farò di tutto per capire che faccia ha un cretino del genere che scrive una roba del genere, che sta ammazzando 200-300.000 persone che devono iniziare a lavorare. Ma questi sono matti, ma io non so come mai nessuno dice niente. Il 9 agosto, quando è ormai chiaro che l'aumento dei contagi in Sardegna è legato alle discoteche, la tensione è altissima. Alcuni consiglieri regionali di maggioranza ci hanno svelato quello che è successo in quei giorni. E c'avevamo pressioni, non solo quotidiane, ma
più volte durante una giornata da parte degli imprenditori che dice ah, ma ci rovinate se non ci fate aprire. Cioè, questo discorso c'è stato. Queste pressioni quando sono arrivate? Ma arrivavano quotidianamente. Posso garantire che ho dei messaggi anche di colleghi della minoranza che mi dicevano ma è vero che Solina non riapre, sarebbe, sarebbe il colpo mortale per la nostra economia. Giovanni Satta è importante membro del Partito Sardo d'Azione, lo schieramento del presidente Solinas. Personaggio controverso, fu arrestato 4 anni fa perché considerato dai magistrati di Cagliari esponente di un'associazione che trafficava cocaina dall'Albania e la rivendeva nei locali della Costa Smeralda ed è attualmente per questo rinviato a giudizio. Oggi siede in consiglio regionale. Le pressioni sono arrivate dagli operatori del settore del divertimento notturno, quindi grandi discoteche della Costa Smeralda. Sì. Mi aveva chiamato uno dei soci del Jazz Cavalli, per esempio, adesso non mi ricordo neanche come si chiama, però. Ma è vero che chiudete le discoteche, non siamo rovinati, la stagione già è stata, l'abbiamo aperto per metà, chiudiamo, se chiudiamo ora, ma io mi ricordo... Questo quando? Sempre in quel periodo, tra il 9 e il 10 di agosto? Sì, perché si parlava appunto di una chiusura totale delle discoteche. E queste pressioni le avete trasferite poi in giunta, poi al, sì, al Presidente della Regione? Sì, erano oggetto di discussione, politica. Ma quali sono le grandi discoteche della Costa Smeralda e chi sono i loro proprietari? Il Jazz Cavalli è il locale di Porto Cervo, frequentato da VIP e mondo dello spettacolo. Le serate d'agosto si svolgono così, senza precauzioni sanitarie e senza distanziamento sociale. In questo antico forte militare sul mare, sul territorio di Arzachena, c'è il club Fee Beach. Il 30% è dell'imprenditore Luciano Guidi. Di chi è la restante proprietà di questa discoteca? Non si può sapere, perché inizialmente era posseduta da una società delle British Virgin Islands, poi da una fiduciaria italiana tramite un'altra società ed infine da una società semplice, diciamo, avente sede in Italia. Che è di? Che non si sa di chi è perché non è iscritta nel registro delle imprese. E questo Fee Beach, con un capitale bassissimo di 10.000 euro, guadagna molto bene. Consente di distribuire all'amministratore un emolumento di 1 milione di euro, che è tantissimo, e dopo aver dato l'emolumento c'è ancora un utile di quasi 900.000 euro. Altro locale storico della movida di Porto Cervo è il Sottovento. Da qui quest'estate sono passati Sinisa Mihajlovic e il calciatore Miralem Pjanic, entrambi risultati poi positivi al coronavirus. Come d'altronde lo chef del Sottovento, Johnny Micalusi, il re del pesce, come viene chiamato dai suoi amici, finito nei guai per la gestione del ristorante Assunta Madre a Roma, vicenda per cui ha ricevuto una condanna in primo grado a 8 anni e 9 mesi per riciclaggio. Poi c'è il billionaire, con le serate d'agosto senza mascherine né distanziamenti. Un vero e proprio focolaio in Costa Smeralda, con 63 dipendenti contagiati, tra loro anche Flavio Briatore. La SRL sarda del billionaire era posseduta da una società lussemburghese, a sua volta posseduta da un trust, la quale poi cede a una società di Singapore, la quale poi cede a un'altra società lussemburghese, che a sua volta è posseduta da un'altra lussemburghese, la quale è posseduta da una della Nuova Zelanda, a sua volta posseduta da un trust del Belize, nonché da un'altra società delle isole Mauritius. Quindi in capo Belize e isole Mauritius? No, perché in capo a quest'ultima lussemburghese c'è un'altra lussemburghese, la quale si riferisce a una BVI, cioè una British Virgin Island, e a una di Singapore. Che livello di offshore? No, totale. Però con la nuova normativa comunitaria si sa chi sono i titolari effettivi delle varie società lussemburghesi
e risulta alla fine che questa discoteca sarda è riferibile in parte a Flavio Briatore e in parte a un romano che si chiama Francesco Costa, che risiede in Svizzera. Nella società lussemburghese, in cima alla catena del billionaire e riferibile a Costa, risultano in bilancio investimenti finanziari per 47 milioni di euro. Quindi è probabile che questo Francesco Costa abbia dato 47 milioni a questa società, non si sa per fare cosa. Ma chi è sto Francesco Costa che ha tutti sti soldi? Ma il billionaire paga imposte? Praticamente è sempre in perdita, no? Soffre anche lui. Antivirus. Figuriamoci col virus. È per venire incontro alle esigenze di questi locali che il presidente della regione Solinas emana l'ordinanza che l'11 agosto apre le discoteche. Dopo il 7 e l'8 di agosto si è capito che i numeri stavano iniziando ad aumentare, che è un momento di pericolo, un momento di molta attenzione. Perché la regione Sardegna invece fa un'ordinanza in cui decide di lasciare aperte le discoteche? Perché siamo stati contattati, ci hanno fatto presenti quelle che erano le loro difficoltà. Cioè, ma anche Billionaire, Sottovento, Fibic vi hanno contattato no, chiedendo a me questo? Personalmente, a me personalmente no, però so che si sono mossi e sono mossi tutti. Angelo Cocciu è capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, uno dei partiti che sostengono la giunta di Christian Solinas. E per la prima volta spiega cos'è successo tra il 9 e l'11 agosto in Consiglio regionale. Durante un consiglio regionale sono arrivate 20-25 telefonate, perché anche il mio tipo di elettorato: Angelo, dacci una mano, siamo nella merda. Poi con gli altri capigruppo ho detto: guarda, a me stanno telefonando, e anche a me stanno telefonando, allora ci siamo riuniti come capigruppo. Questi contagi stavano salendo, però erano abbastanza contenuti, quindi quasi tutti abbiamo chiesto: presidente, dai qualche giorno in più, perché è possibile che ci siano delle problematiche. Poi ho saputo che ad esempio Billionaire, Fibic e altra gente avevano dei contratti stratosferici con DJ importanti, personaggi del jet set. Ah, cioè quindi questi contratti sarebbero stati rescissi? Fibic so che ha avuto una marea di problemi. Cioè? Ma erano contratti anche da 500.000 euro, 200.000 euro. Per Ferragosto? Per la notte di Ferragosto? E i giorni Fibic Fibic organizzava... Aveva Sven Svat, se non ricordo male, l'11, 12, una cosa del genere. Nella top 10 di Vanity Fair dei DJ più famosi e più pagati, Sven Vat occupa il quarto posto. Rappresenta il nuovo sound berlinese e le sue serate riempiono le discoteche di tutto il mondo. Motivo per cui i gestori sono disposti a pagare decine di migliaia di euro una sua performance nel loro locale. Al Fibic di Porto Cervo la sua esibizione era programmata per l'11 agosto. E se non si fosse svolta, i proprietari Luciano Guidi e i suoi soci sconosciuti avrebbero pagato penali pesantissimi. In quei casi che sarebbe successo? Avrebbe avuto delle penali? Sì, ma non si trattava di arrivare fino al 31. Sapevamo che il 31 avremmo ammazzato la Sardegna. Era giusto 2 o 3 giorni. Ma gli interventi che sono stati perché fatti? Perché avreste ammazzato la Sardegna? Perché ormai il contagio stava iniziando a crescere. Però avete giocato alla roulette? Abbiamo rischiato un po'. Non è che noi non volevamo rischiare sulle vite umane, che abbiamo visto che il contagio non era ancora così importante. Abbiamo detto: se ci chiedono 1 o 2 giorni, magari dal punto di vista economico loro può aiutarli. Angelo Cocciu è un uomo coscienzioso prima di essere un politico e ha fatto alla fine, preso dal rimorso, coming out. Ecco, insomma, ha detto: sapevamo che i contagi stavano aumentando, volevamo tenere aperti i locali per altri 2 o 3 giorni per dare un po' d'ossigeno agli imprenditori. Ecco, questa più che una visione politica è la visione, la logica del io speriamo che me la cavo, che non è neppure premiale nei confronti dell'imprenditoria, perché se tu fai dilagare il virus costringi
i turisti a scappare e chiudere prima la stagione balneare. Ecco, questo lo denuncia proprio il presidente degli albergatori sardi, il quale dice Solinas era convinto, non voleva aprire le discoteche, ma alla fine ha ceduto alle pressioni dei gestori delle discoteche e speriamo, dice il presidente degli albergatori, non vorrei avesse ceduto anche alle pressioni dei leader politici nazionali, perché sarebbe triste. Insomma, i gestori delle discoteche avevano stipulato dei contratti con delle penali importanti da pagare con le star del divertimento, insomma, bisognava aiutarli in qualche modo. Ecco, quei proprietari che poi finiscono spesso nell'offshore, noi immaginiamo per contribuire il meno possibile alle spese di uno Stato. Ecco, insomma, alla fine tutto ruota intorno al luccichio del denaro. In una situazione in cui a Bergamo il virus circola in maniera ignota e silenziosa, il 19 febbraio si svolge un evento eccezionale. 45.000 bergamaschi si sono mossi perché giocavamo in casa, ma abbiamo dovuto fare 50 km per arrivare a San Siro. È la prima volta che l'Atalanta raggiunge gli ottavi di finale della più importante competizione calcistica europea. Lo stadio di Bergamo non è omologato per la Champions League e per questo 45.000 tifosi vanno a Milano. Quanti autobus sono stati organizzati dalla tifoseria? Su quel piazzale, il piazzale di San Siro, abbiamo contato 100 bus, non di meno. 100 bus? Dai 100 ai 120 bus. Il viaggio è durato più o meno? Siamo partiti alle 15.45 e siamo arrivati intorno alle 17. Nell'autobus qual è il clima in una partita, prima di una partita come questa? Una partita come questa si comincia con i cori classici già dal piazzale del Pullman. Quanto può diffondersi il virus in un ambiente chiuso in cui ci sono molte persone che parlano ad alta voce l'una vicino all'altra? Ah, guardi, c'è un caso che in qualche modo è assimilabile, che è accaduto a Seattle negli Stati Uniti, dove praticamente un coro, c'era una persona infetta, praticamente ne ha infettate 30-40, se ben mi ricordo. Insieme alla testata Bergamo News abbiamo lanciato un sondaggio tra i tifosi presenti quel giorno allo stadio e abbiamo fatto interpretare i dati dalla società di analisi Intuig. I risultati sono sorprendenti perché abbiamo riscontrato che dei 36.000 circa bergamaschi presenti alla partita, uno su cinque dichiara che nelle due settimane successive ha avuto sintomi riconducibili al Covid. 7.800 tifosi. Sommando i potenziali asintomatici si arriva a uno su tre, cioè circa 10.000 persone. Abbiamo trovato che oltre fra le 2.000 e le 3.000 persone presenti a quella partita hanno fatto un test, in prevalenza la grande maggioranza test sierologici, che hanno riscontrato anticorpi da Covid. A Milano l'abbiamo visto nel passaggio del centro, gente che usciva dai metro con la sciarpa atalantina, si vedeva questo via vai bergamasco. Poi all'antistadio, naturalmente lì si era trasferita la città di Bergamo nell'antistadio di San Siro. Magica Atalanta, vinci per noi! Magica Atalanta! Migliaia di tifosi festeggiano per ore in attesa della partita. Col calcio d'inizio il tifo si sposta sugli spalti. Alla fine l'Atalanta vince per 4-1 con un risultato storico e inizia la festa. Succede il finimondo. Personalmente ti devo dire che ho abbracciato uno steward che non so neanche chi sia. L'ho preso e quasi vola sotto nel settore sotto, perché l'euforia è pazzesca. Ora, due giorni dopo succede Codogno, quindi l'Italia insomma si sveglia, capisce che il virus non è più solo in Cina ma è anche in Italia. Che cosa succede? Nel mio caso specifico io 15 giorni dopo più o meno ho febbre e mancanza di olfatto, di gusto, scusa. Dopodiché ha fatto un test sierologico. Sono andato ed è saltato fuori che io sono stato positivo.
Grazie ai dati inediti di cui Report è venuto in possesso, sappiamo da quali comuni provengono i tifosi che sono andati in trasferta a Milano. 540 tifosi, per esempio, da Nembro, 610 da Alzano Lombardo, 590 da Albino, 215 da Grassobbio. Sono i luoghi più colpiti dalla pandemia. Attraverso i dati che possediamo oggi si può stabilire un legame oggettivo tra la diffusione dell'epidemia nella fase iniziale e la provenienza dei tifosi presenti a quella partita. La maggior parte dei tifosi viene dall'area urbana di Bergamo e dalle valli bergamasche, Val Seriana e Valle Brembana, mentre la presenza della pianura e la bassa bergamasca è molto meno rappresentata fra i tifosi presenti alla partita. La stessa mappa è sovrapponibile a quella del contagio. Grazie a questa ricerca condotta da Report in collaborazione con la testata giornalistica Bergamo News e con il centro di elaborazione dati Intrig, per la prima volta possiamo valutare concretamente l'impatto che la partita dell'Atalanta ha avuto sulla diffusione del virus, almeno nelle zone della Bergamasca e forse anche a Milano, perché poi quei tifosi a Milano sono passati. Ecco, il 19 febbraio, il caso Codogno scoppierà più tardi ovviamente, 36.000 tifosi si sono spostati da Bergamo e provincia per arrivare a Milano e a vedere la partita. Ecco, da dove vengono questi tifosi? Da 3.800 da Seriate, 7.420 da Bergamo città, 3.640 dalla Val Seriana, 1.410 dalla Val Brembana, 3.940 dall'isola bergamasca. Ecco, e in questa mappa che è stata elaborata da Intrig potete vedere le aree, per la prima volta potete vedere le aree in cui sono stati acquistati i biglietti da parte dei tifosi bergamaschi. Ecco, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo sovrapposto questa mappa con quella della diffusione del virus e siamo al 15 marzo. Non sappiamo come fosse diffuso prima il virus, quello che sappiamo, ecco, che sovrapponendo queste due mappe la coincidenza è abbastanza inquietante. Ancora di più se vediamo, sovrapponiamo le due mappe nella data del 31 di marzo, insomma, dove il virus si è ancora diffuso di più e dove la coincidenza è ancora più ampia. Ecco, non sappiamo ovviamente valutare quanto questo sia effettivamente dovuto alla presenza della partita, certo è che questa coincidenza ci deve far pensare. Poi in quest'altro grafico invece vediamo l'impatto del contagio, l'impatto della partita sulla diffusione del contagio all'interno del gruppo dei tifosi dell'Atalanta. Su 7 tifosi, su 100 tifosi 7 sono risultati positivi al test, sui 36.000 invece tifosi bergamaschi, questo si stima, tra i 7.800 e gli 8.200 hanno avuto sintomi nei 15 giorni successivi al contagio. È ovvio che stiamo parlando con il senno del poi, da lì a poche ore scoppierà il caso Codogno. Ora però, una volta diffuso il virus, un certo ruolo lo hanno giocato anche l'impreparazione e la mediocrità di alcuni manager della sanità pubblica lombarda. Vi mostreremo alcune mail inedite che, la cui conseguenza è stata quella di mettere con le spalle al muro alcuni medici che hanno dovuto fare delle scelte che mai avrebbero voluto fare nella loro vita. Mi è capitato di fare turni di 12 ore per tutta la notte con persone che ti tossivano il Covid in volto con una mascherina ed un camice. Non avevamo tamponi serologici. Ricordo un collega che ha fatto una diagnosi, risultato positivo il paziente, e questo collega che chiedeva: fatemi un tampone, ditemi se posso tornare a casa, no? A lui non è stato fatto il tampone. Da gennaio a febbraio l'Italia non fa nessuna scorta di dispositivi di protezione, per cui la disponibilità è molto scarsa e soprattutto le poche risorse spesso non sono dove servono. Dove erano questi materiali? Poi li abbiamo trovati, c'erano, perché le disponibilità c'erano, presso un altro presidio ospedaliero.
Grazie a documenti esclusivi siamo ora in grado di dimostrare gli errori commessi da Regione Lombardia nella distribuzione delle risorse. Tra il 27 e il 29 febbraio, Aria S.p.A., l'ente regionale che acquista il materiale sanitario, distribuisce mascherine FFP2 e tute protettive alle aziende sanitarie della regione. Questa è la lista di distribuzione di Aria. 35.700 mascherine vanno a Lecco, altre 35.700 a Como e poi a Monza e a Varese. La zona di Como, che tipo di diffusione aveva? Bassa. La zona di Lecco? Sì, diciamo qui non c'erano emergenze. La SST di Monza? Non era sotto pressione minimamente paragonabile alle zone di Bergamo. L'impatto dell'epidemia di Covid in quei giorni si è già spostato in Valseriana e sta travolgendo l'ospedale di Alzano Lombardo e di Seriate, appartenenti alla ASST Bergamo Est, alla quale vengono consegnate soltanto 17.800 mascherine FFP2, esattamente la metà di quelle inviate a zone a basso o bassissimo contagio. Stessa cosa per le tute protettive, 4 a Bergamo Est, mentre 17 a Como, a Monza, a Lecco e a Varese. L'11 marzo vengono distribuiti da Aria S.p.A. altri dispositivi di protezione per medici e infermieri. In quel periodo la diffusione nelle aree di Bergamo Est era fortissima, erano zone assolutamente sotto pressione. Alle aree di Lecco, Como, Varese, Monza, colpite debolmente dall'epidemia di Covid, vengono inviati 110 camici rinforzati ciascuno. A Bergamo Est soltanto 50. Il direttore amministrativo della Bergamo Est quel giorno scrive ai colleghi: solo un commento. Ci daranno lo stesso numero di camici di Valtellina, che ad oggi ha 8 positivi. Questa distribuzione irrazionale coinvolge tutti i dispositivi e va avanti per settimane. Calzari copriscarpa, soluzione idroalcolica, mascherine chirurgiche. A Bergamo, in quel periodo, il risultato è drammatico. C'erano a disposizione un numero sufficiente di dispositivi di protezione individuale? No. Il 25 febbraio Marino Signori, il responsabile della medicina del lavoro della ASST Bergamo Est, alle 7.56 scrive alla direzione amministrativa: non posso fare sorveglianza sanitaria in quanto sprovvisto di tamponi. 5 ore dopo scrive di nuovo: ho un elenco di 31 contatti a cui non posso fare sorveglianza. Confido di ricevere al più presto un numero di tamponi adeguato. Passano 3 ore e invia un'altra mail: vi informo che per domani non ho tamponi a disposizione per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Andavano fatti a tappeto al personale i tamponi. Questa situazione ha creato una diffusione della malattia nel personale e anche delle morti. Certo, ci sono stati anche dei morti. Sono i 30 medici deceduti in provincia di Bergamo, tra loro anche Marino Signori. Esattamente in quei giorni Aria S.p.A. distribuisce 240.000 tamponi alle ATS della regione. Alla ASST Bergamo Est ne invia 5.000, la metà di quelli che vanno a Lecco, Como, Monza, Varese, aree a basso e bassissimo contagio. Eravate sottoposti a tampone nel caso di una possibile esposizione? No. Ma perché? Perché non c'erano o perché non era previsto? All'inizio non c'erano i tamponi. In piena emergenza, il direttore generale della ASST Bergamo Est, Francesco Locati, lancia l'allarme all'assessorato di Giulio Gallera. Questa azienda si trova al centro del focolaio tra i comuni di Alzano Lombardo e Nembro. I quantitativi di cui necessitiamo sono esattamente invertiti rispetto a quelli assegnati ad altre aziende meno colpite dall'infezione. Se non cambierà tempestivamente la lista di distribuzione riconoscendo il vero, reale fabbisogno di questa ASST per garantire continuità di cura, non oso pensare ai profili di responsabilità nei confronti dell'epidemia in corso. In quei giorni, direttore generale della Sanità e capo dell'unità di crisi della Regione Lombardia che distribuiva dispositivi di protezione era Luigi Cagliazzo. Dottor Cagliazzo.
Posso chiedere una cosa? Sono un giornalista di Report Rai 3. Mi sto occupando della vicenda delle liste di distribuzione dei dispositivi personali tra febbraio e marzo. Volevo chiedere con che criterio avete fatto queste liste di distribuzione voi dell'unità di crisi regionale. Guardi, non rilascio nessuna intervista in questo però momento. Però è importante questa cosa, perché riguarda la distribuzione di dispositivi che potevano salvare la vita delle persone. Sono stati distribuiti secondo criteri assolutamente corretti. Posso farle vedere delle liste che noi abbiamo? No, grazie, perché ho una riunione in corso sopra, grazie, buongiorno. L'incubo inizia il 28 febbraio con febbre alta, tosse, avevo un respiro un po' affannoso. La porto io all'ospedale di Piario, gli fanno le lastre, il risultato è polmonite bilaterale. Quel giorno il pronto soccorso di Piario è così. Ovunque pazienti con Covid attaccati all'ossigeno. Per la madre di questa signora non c'è posto. Nel mentre che sono lì entra un'altra dottoressa e dice: guardi, è fortunata, abbiamo trovato un posto all'ospedale di Alzano. Sua madre in che condizioni arriva poi all'ospedale? Allora, ha bisogno dell'ossigeno perché la saturazione era comunque bassa. Le mettono il casco CPAP? Magari, no. Alla domenica alle 5:30 dalla cartella clinica nero su bianco c'è scritto che la mamma necessitava CPAP, ma il CPAP non era reperibile. E alle 11:43 c'è scritto pazienza in crisi respiratoria e niente. E poi il decesso. Il CPAP per lei non c'è stato. Gli è stata tolta una possibilità. Mia mamma aveva 67 anni. I caschi CPAP aiutano a respirare coloro che non riescono a inalare sufficiente aria nei polmoni. Erano centinaia in quelle settimane ad Alzano Lombardo e negli altri ospedali di Bergamo. Mio padre, arrivato in ospedale con un'ossigenazione al 76%, era arrivato al 96%, per cui è molto importante. Con il casco? Con il casco. Ricevere una chiamata 2 giorni dopo dicendomi non c'è più niente da fare, suo papà sta morendo, è stata una mazzata. E quindi è andato dai medici? Che mi hanno detto che praticamente lui aveva voluto togliere il casco per donarlo a persone che probabilmente avrebbero avuto più bisogno di lui e che ce l'avrebbero fatta. C'è una testimonianza di cui siamo venuti in possesso che spiega perché i caschi CPAP in quei giorni ad Alzano Lombardo non ci sono. Il 14 marzo la ASST Bergamo Est fa richiesta di caschi CPAP per gli ospedali di Alzano Lombardo, Seriate e di Piario. 2 giorni dopo, il 16 marzo, i caschi non arrivano. Allora chiamiamo la Dimar di Modena, la società che produce caschi CPAP. La risposta della Dimar è che i caschi non sono nell'ordine che ha ricevuto. Dopo aver parlato con Dimar e aver capito che il nostro ordine non c'era, chiediamo spiegazioni ad Aria e veniamo a sapere qual è il problema. L'unità di crisi aveva dimenticato di inviare l'ordine dei nostri caschi alla Dimar. In quei giorni avere caschi CPAP era un'assoluta priorità ed era impossibile reperirli altrove sul mercato. Per questo la direzione acquisti della ASST Bergamo Est pressa insistentemente Aria con delle mail per avere notizie riguardo al proprio ordine di caschi CPAP. A occuparsi degli ordini dovrebbe essere l'unità di crisi. Responsabile del coordinamento operativo è Marco Salmoiraghi, vice di Luigi Cagliazzo. Lo incontriamo mentre è impegnato a spazzare le foglie cadute nel suo giardino. Dottor Salmoiraghi, buongiorno, salve. Permette una parola? Sono un giornalista di Report Rai 3, Emanuele Bellano. Sto facendo un servizio sulla gestione dell'emergenza da parte dell'unità di crisi. Esatto, volevo parlare con lei. Le domande che le rispondiamo. Io volevo. Il dottor Cagliazzo sta preparando le risposte. Esatto, lei ha letto più o meno quali sono le domande che io le ho inviato? So che le stavate mandando. Volevo sapere su come sono state organizzate e gestite le liste di distribuzione nel periodo tra febbraio e marzo. Le sta mandando le risposte. Ma le avete stilate voi all'epoca quelle liste di distribuzione? Le posso dire. Le posso far vedere alcune di queste liste? Come?
C'è una fornitura che riguarda i caschi CPAP per la SST Bergamo Est, che stando a quanto a noi risulta è stata dimenticata. Lei mandi, voi mandate le domande che le mandiamo tutte le risposte che volete. Tutte. Per iscritto, non vuole parlarne con me di persona. Vi mandiamo tutte le domande che volete, le risposte che volete. La risposta dell'allora capo dell'unità di crisi della Regione Lombardia, Luigi Cagliazzo, arriva in una mail. Sulla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale non smentisce le liste di distribuzione da noi rese pubbliche, ma precisa che tali liste sono state sempre redatte sulla base di criteri oggettivi. Soprattutto, e naturalmente, scrive, si è cercato di soddisfare giorno per giorno le richieste di forniture provenienti dalle zone maggiormente colpite dall'epidemia. Contemporaneamente all'approvvigionamento regionale, aggiunge Cagliazzo, era attivo quello nazionale, che incontrava le medesime difficoltà. Ciò determinava una continua richiesta di aiuto da parte della quasi totalità delle aziende sanitarie. Sempre è stato compiuto ogni sforzo per soddisfare le richieste nel più breve tempo possibile, talvolta anche ricorrendo ad una ripartizione delle piccole scorte residue tra le stesse aziende. Riguardo l'ordine di caschi CPAP per la ASST Bergamo Est, Cagliazzo non smentisce che sia stato dimenticato, ma afferma che una mancata consegna giornaliera di materiale non può certamente dare il quadro complessivo di quanto sia stato fatto nel periodo dell'emergenza. Quando chi come voi leggono delle comunicazioni di questo tipo, cosa pensa? È una mail gravissima. Con quella mail si dichiara che ci si è dimenticati di fare un ordine per un elemento indispensabile per salvare la vita umana. Ci sono persone che hanno visto morire i propri cari perché non avevano a disposizione caschi CPAP, perché i medici erano nelle condizioni di dover scegliere tra una persona da far vivere e una persona da far morire. Mio padre è uno di quelli. In sintesi, cosa hanno fatto questi manager della sanità pubblica lombarda? Hanno continuato a distribuire dispositivi di protezione personale ai medici laddove ce n'erano di più, non dove, come consuetudine, non dove era scoppiata l'emergenza. Funziona un po' così la burocrazia, un po' come i muli, no? Se devi fargli cambiare strada, hanno qualche ritrosia. Poi si sono dimenticati di ordinare i caschi per l'ossigeno. Il 14 marzo il dirigente, il manager dell'azienda ospedaliera Bergamo Est chiama l'unità di crisi della regione Lombardia, gli scrive che ha bisogno dei caschi per l'ossigeno. Ecco, dopo due giorni vede che questi caschi non arrivano, allora che fa? Chiama l'azienda modenese che li produce, la Dimar, la quale gli dice, allarga le braccia, dice: guarda, mi dispiace, ma a noi non è arrivato nessun ordine. Allora chiama Aria, scrive ad Aria, la centrale acquisti della regione Lombardia, e gli manifesta la sua difficoltà. Aria scrive a sua volta alla responsabile della farmacia dell'unità di crisi della regione Lombardia, insomma la signora, la dottoressa Di Benedetto. Alla fine del giro di giostra emerge che probabilmente qualcuno si è dimenticato di ordinare i caschi per l'ossigeno. Ora, noi non sappiamo se questi caschi, se ordinati, avrebbero salvato la vita a qualcuno. Quello che sappiamo di certo è che i medici erano in quel momento con le spalle al muro. Dovevano decidere chi abbandonare al proprio destino e chi curare. Che fine hanno fatto, insomma, i nostri invece responsabili della sanità, quelli che, di cui abbiamo parlato? Cagliazzo, dal curriculum ex poliziotto,
è stato rimosso dal vertice dell'unità di crisi della regione Lombardia, ma è stato promosso vice segretario generale della regione con delega alla riforma della sanità. Ma è anche indagato a Bergamo perché è stato lui a dare l'ordine di riaprire l'ospedale e il pronto soccorso di Alzano dopo che il virus si era diffuso tra gli operatori. Poi c'è Salmo Iraghi, anche lui indagato, e la Di Benedetto, che al momento non ci risulta indagata, che è responsabile della farmacia, quella che avrebbe dovuto in teoria fare l'ordine dei caschi per l'ossigeno. Ecco, era stata chiamata da Salmo Iraghi perché lavoravano nello stesso ospedale. Ora, noi gli abbiamo chiesto spiegazioni sul contenuto di queste mail, hanno preferito trincerarsi dietro il silenzio, forse perché pensano che faccia meno rumore. Hello darkness my old friend. Mentre in Italia si tiene d'occhio la Cina, il virus da tempo è già sbarcato in Europa e in Germania non stanno a guardare. Il primo caso in tutta la Germania è stato da noi come paziente, un impiegato dell'azienda Webasto. La Webasto è una società che produce componenti per automobili alle porte di Monaco di Baviera. Il 27 gennaio un suo dipendente contatta il centro per le malattie infettive tropicali. Ha avuto sintomi non gravi, ma è stato in contatto con una manager cinese, risultata positiva in Cina al coronavirus. Noi abbiamo fatto il tampone il 27 gennaio, è rimasto positivo lui. Era il primo caso. E complessivamente qual era il numero delle persone, insomma, che sono state coinvolte, si è scoperto poi nella diffusione di questo focolaio? L'azienda ci lavorano tante persone, più di 1000 impiegati. Le autorità hanno eseguito un tampone a tutti. Sono stati testati anche i familiari dei dipendenti? Una quantità, sì, importante. In Germania l'epidemia di Covid ha coinvolto finora 580.000 casi accertati. Pronto? Sì, può venire avanti il prossimo paziente, grazie. Uno alla volta passano da dietro per fare il test. Quindi non c'è contatto tra i pazienti che devono essere testati e tutti gli altri pazienti? Nessun contatto. Questo studio medico di famiglia in Baviera è uno dei tanti in Germania abilitati per effettuare tamponi molecolari sulla popolazione. I pazienti si prenotano online, mandano una mail e ricevono come risposta una comunicazione con il giorno e l'ora del tampone. La Baviera è una delle regioni della Germania più colpita dai contagi. Il governo locale ha deciso di garantire tamponi per tutta la popolazione che ne fa richiesta. Al momento tutti i tamponi sono gratis. Lo Stato copre del tutto la spesa. Ci sono limiti? Durante la prima ondata di Covid, in marzo e aprile, l'80% dei positivi al coronavirus sono stati individuati negli studi dei medici di famiglia. Qual è stata la strategia che vi ha permesso di controllare l'ondata? Devi testare in anticipo. Quelli che testi oggi, tra un paio di giorni potrebbero essere ricoverati e occupare le terapie intensive. Quanti tamponi in Germania sono stati fatti nella prima fase dell'epidemia? Nella prima fase abbiamo avuto sui 400-500.000 tamponi alla settimana e alla fine siamo arrivati a 1.000.000 alla settimana. In Italia nel primo mese di pandemia abbiamo fatto in tutto 230.000 tamponi, tanti quanti la Germania ne faceva in soli 3 giorni. Alla fine della prima ondata, la Germania conta 9.400 morti, l'Italia 36.000, più del triplo. Numeri talmente difficili da spiegare che sulla stampa si rincorrevano le ipotesi di dati tedeschi falsati. Qual è il modo in cui contate i morti di Covid in Germania? Facciamo un tampone molecolare a tutti i pazienti che entrano in ospedale. Quelli che muoiono e risultano positivi vengono conteggiati come morti di Covid.
L'Istituto di Statistica tedesco, il corrispettivo del nostro Istat, quest'estate ha fatto uno studio per valutare l'attendibilità dei dati ufficiali sui decessi Covid. Il numero ufficiale di morti per Covid è corretto. In linea di massima sì. Abbiamo comparato il numero dei morti di quest'anno con quello degli anni passati. Osservando i dati, si nota che il numero ufficiale dei decessi per coronavirus coincide con l'eccesso di mortalità. Questo significa che i decessi sfuggiti al conteggio in Germania sono un numero molto basso. Questa è una mappa che mette a confronto il numero di posti letto in terapia intensiva nei paesi d'Europa. Quanto più le aree sono verdi, tanto più c'è disponibilità. La Germania è completamente verde perché è il paese con il maggior numero di posti in terapia intensiva per abitanti in Europa. Quanti posti c'erano in Germania quando è iniziata la pandemia? All'inizio di marzo ne avevamo circa 28.000. Volendo, eravamo in grado di aumentare in una settimana il numero di terapie intensive fino a 40.000 posti. In Italia, al momento in cui esplode l'epidemia, le terapie intensive sono circa 5.000. La Germania, pur avendo solo un terzo in più della popolazione dell'Italia, ha 6 volte in più i posti in terapia intensiva. Se si guarda la mappa, si nota che, per esempio, nel nord Italia ci sono zone con una bassa disponibilità di terapie intensive. Questo grafico mostra i dati della Lombardia. I ricoveri in casa, in ospedale e in terapia intensiva aumentano di pari passo dall'inizio della pandemia fino a fine marzo. A questo punto i posti occupati in terapia intensiva si fermano a 1.300 e i ricoveri a 12.000. Aumenta solo il numero di malati tenuti a casa, segno che gli ospedali erano ormai saturi. Noi siamo arrivati ad avere anche 10-15.000 posti occupati in terapia intensiva, ma ne avevamo sempre 10.000 liberi. Voi avete dovuto scegliere chi curare in terapia intensiva e chi no. E questa, secondo me, è una delle ragioni per cui il tasso di mortalità in Germania è più basso che in Italia. Non sono stati costretti a scegliere perché loro hanno un piano contro le pandemie aggiornato al 2017, non il nostro copia e incolla del 2006. Poi hanno investito l'11% del PIL sulla sanità, noi a malapena il 6%. Hanno rafforzato la medicina territoriale, noi l'abbiamo sgretolata. Non hanno soprattutto tagliato decine di migliaia di medici, di infermieri, di posti letto. Ecco, è per questo. Ora noi, per recuperare, stiamo lasciando nei nostri ospedali i pazienti a terra e stiamo riempendo le chiese di posti letto.